Perfetto. Allora, vediamo, facciamo la forma completa. Quante copie degli appunti mi servono? Io dico, mi servono 3 copie degli appunti. Allora, prima io mi chiedo, a chi servono? A me. A me. Mi servono. E poi io dico, che cosa? Per quello diretto, che cosa? 3 copie Tre degli copie. appunti. Però allora io mi ricordo che ho una quantità. Allora, io ovviamente lascio la quantità, però tutto l'altro lo trasformo in un ne, che è il pronome delle quantità. Torno qua, pronome indiretto mi. Più pronome ne, e io vado alla mia lista e cerco Mene. come funziona mi più ne. Mene. Me ne servono 3. Si capisce, Anita? Sì. Sì? Ok. Bene. Da 5 un po' più, da 6 un po' più semplice, Anita. Quando mi fai vedere la tua nuova casa? Stella, come sarà? Se la domanda è tu fai, rispondi come io. La faccio La faccio vedere o vedere. la faccio vedere domani. Perfetto. Questa è più semplice e più naturale perché come in spagnolo, ovviamente. Però quello che noi, per arrivare a questo, quello che noi abbiamo fatto è, quando mi fai vedere la tua nuova casa, e io dico, ti faccio vedere la mia nuova casa domani. Allora, a chi faccio vedere? A te. Che cosa faccio vedere? La La casa. mia nuova casa, la casa. Questo è lei, la casa. Pronome diretto per lei? La. Allora io prendo il mio pronome diretto la, torno, uso pronome indiretto ti più pronome diretto la, ti la diventa te la. È vero, perché quello che dicevo, questa ovviamente è più naturale per noi, però l'idea è che dovete arrivare a questa risposta facendo il passo a passo, sempre il passo a passo. Ok, facciamo una cosa, cambiamo il libro. Andiamo al libro degli esercizi. Questo lo facciamo.
Ok, dice qua. La numero uno. Claudio, ci puoi lasciare le ultime pagine dei tuoi appunti? Allora, certo, lascio subito, così fate le fotocopie. Allora, come sempre, passo a passo, io dico, Claudio, ci puoi lasciare le ultime pagine? A chi? A chi puoi lasciare? A noi? A noi. Allora, Claudio, quando risponde, risponde lasciare a? A voi. A voi. Allora, certo, posso lasciare o lascio a voi che cosa? Le ultime pagine. Le ultime pagine dei suoi appunti. Allora, però no, complemento indiretto. Vi lascio. Vi, a voi il complemento indiretto con il nostro pronome vi. Vi. Che cosa lascio? Le ultime pagine. Qual è il pronome diretto per le ultime pagine? Le. Le. Allora io prendo pronome, pronome indiretto più pronome diretto, vi, le, Belle. Si trasforma in ve, le. Ve le lascio. Bene, allora, per quello abbiamo trovato la risposta corretta, ma ovviamente facendo tutto il passo a passo. Non è che io ho detto subito vele, no, ho detto bene. Vediamo che cosa lascio, a chi lascio. Bene, fate solo il 2 e il 3. Con calma, passo a passo, e lo controlliamo. Avvisatemi quando finite. Y el 3 fue dirle a Lorenzo que lo complementó a los cero. Mm-hmm.
Anita, sei pronta? Sì, sono pronta. Ah, io pure. Se non avvisate, sì, avvisatemi. Sì, sì. Non lo sapeva se Anita era pronta. Bene. Okay. Allora, Marcela, na 2. Ok, se Laura ha bisogno dei libri, posso prestare io. E in queste sarebbe glieli posso prestare io. Perfetto. Allora, facciamo il passo a passo. Se Laura ha bisogno dei libri, posso prestare io i libri a chi? A lei. A Laura, a lei. Allora, io dico, che cosa posso prestare io? I libri. I libri. Complemento diretto o indiretto? È indiretto. No? Che cosa? Non ha che cosa? Ah, esatto, che cosa? I libri. Con diretto. Punto diretto. Pronome? Per i libri, lì. Lì. A chi? A Laura. A Laura. Diretto o indiretto? Diretto. Indiretto. A chi? A Laura. Pronome? Le. Le. Allora io ho detto, torno prima del verbo, uso prima il pronome indiretto, poi il pronome diretto e vado alla mia lista e vedo che cosa succede con le, li, diventa glieli. Scusa. Anita, da 3. Puoi dire tu a Lorenzo che l'appuntamento è alle 6? Certo, ce lo dico io. A chi? A chi, Anita? A chi devo dirlo? A Lorenzo. A Lorenzo. Che persona è a Lorenzo? La terza. Ah, a lui, vero? A lui. Che pronome usa a lui? Lo. No, quello è il pronome diretto per l'appuntamento. Lì. 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 Allora, io dico, vuoi dire tu a Lorenzo che l'appuntamento è alle 6? Allora, certo. Certo. Ah, io dico a Lorenzo quello che l'appuntamento è alle 6. Ah, allora io dico a Lorenzo gli che cosa che l'appuntamento è alle 6 lo. Allora gli più lo come diventa? Glielo dico. Ce lo dico sarebbe a noi. Lo dico a noi. Però noi qua non c'è nessun noi. C'è un a lui. A lui. Certo. Sì. Ok. Facciamo un piccolo esercizio. Questo è il libro degli esercizi? Sì. È il stesso dell'anno scorso? No, è uno nuovo, sì. Anche come il de
per lavorare il, come si chiama l'altro? Parlo italiano, no? Nuovo progetto italiano. Sì, sì. Questo è nuovo? Anche questo è nuovo? Sì, certo. Abbiamo cominciato con il 2 per il libro dello studente e anche il libro degli esercizi. Sì. Ah, ok, no. Non ce l'avete, adesso lo carico, adesso lo metto sul sito web perché cominceremo a fare esercizi. Ah, benissimo. Sì. Uh-huh. Ok. Bene, allora dopo, più tardi, lo carico. Ok? Benissimo. Bene, niente, non abbiamo tempo per fare altri esercizi. Allora, però possiamo fare un compito di questo. Sì, certo, lungo. Faremo compiti. Sì, sì. Sì. Ok, allora per oggi finiamo qua. Ripassate, studiate e ci vediamo la prossima settimana. Perfetto. Ci vediamo. Okay.